Dopo l'annuncio della Regione Toscana, ora occorre dare gambe all'accordo che prevede che a vaccinare contro il Covid siano anche i medici di famiglia, già reduci peraltro da un'analoga campagna per gli over 80. Sarà approntata dalla Regione una piattaforma nella quale il cittadino potrà avere l'opportunità di prenotarsi scegliendo fra le varie sedi anche quella del medico di famiglia. I medici di famiglia si stanno organizzando e ovviamente stiamo attendendo questa fase nella quale la piattaforma dovrà essere ancora approntata dalla Regione perché ancora non è pronta. Quindi questo darà un'opportunità ai cittadini ulteriore per potersi vaccinare. In una prima fase i medici avranno a disposizione il vaccino Johnson & Johnson, che è quello che si fa con una dose sola, senza richiamo. Dopodiché in una seconda fase verrà anche reso disponibile il Pfizer. Si spera entro la metà di giugno che la piattaforma regionale sia pronta per dare appunto questa opportunità. Poi nella primissima fase nella quale la Regione potrà consegnare Johnson & Johnson in dosi limitate, si va credo da 5 a 10, 15, non di più, quindi avremo la possibilità di vaccinare non più di una decina di persone. Le modalità di prenotazione devono essere messe a punto ed anche la modalità organizzativa. Il nuovo accordo per i medici di famiglia prevede che siano vaccinate persone da 60 a 79 anni di età. Quindi sono cittadini un po' più giovani che si potranno prenotare anche diciamo autonomamente, e tutto questo per rendere appunto più agevole una campagna che ha gravato molto sulla medicina generale. Questo vorrei sottolinearlo perché dovremmo avere la possibilità, oltre che di vaccinare, di continuare a proseguire il nostro lavoro. La campagna precedente, ovviamente dedicata agli ultra-ottantenni, è stata prevista con la richiamata attiva perché il paziente così anziano magari poteva avere delle difficoltà. Questi sono pazienti un pochino più giovani e quindi vediamo di poter fare agilmente, diciamo, un affiancamento agli hub. Se qualche appuntamento poi per varie regioni dovesse saltare, cosa è previsto? Che il medico possa chiamare, ovviamente non devono andare sprecate le dosi di vaccino, quindi il medico può chiamare anche pazienti di età un pochino più giovane dei 60 anni. Tutto questo compatibilmente col tipo di vaccino che ci verrà reso disponibile.